quanti ragazzi oggi che sto vedendo. Allora, buonasera anche a loro. Buonasera. Loro sono i ragazzi della Musical Academy Milano, Yes. Che fanno parte dello spettacolo. Presentatevi. Matilde Monti, piacere. Io sono Martina, piacere. Io sono Gianmarco Grasso. Ciao, io sono Rebecca Comite. Allora, la vostra prima esperienza su un palco? Sì. Signori, sì. Buonasera. Ecco, la chiamata. Di solito a quest'ora io vado a giocarmi in questo momento. Mancano 30 minuti, ragazzi. Allora, in questo momento la sala è aperta al pubblico. Quindi, per favore, silenzio in palco. Silenzio. Grazie. Silenzio, ok. Allora, la vostra prima esperienza sul palco, cosa mi raccontate? Beh, allora, che dire, noi abbiamo avuto, come tutti gli altri ragazzi nel cast, abbiamo avuto comunque questa difficoltà degli ultimi 2 anni di pandemia. Certo. E abbiamo incominciato la nostra accademia online per un gran parte dell'anno, fino a maggio circa. A maggio noi eravamo qua durante le audizioni, le abbiamo viste online, abbiamo avuto la fortuna di vederle online e mai avremmo pensato che di lì a 4 mesi saremmo entrati nel cast come aggiunte così dal nulla. Quindi noi abbiamo ripetuto negli ultimi 8 mesi, credo, certo, siamo onorati di essere qua e siamo onorati ancora di più di essere nel cast in qualche cosa modo. Cosa si prova la primissima volta in cui si apre il sipario? È un'emozione fortissima, indescrivibile. Io ricordo ancora il momento prima di entrare in scena, la prima replica, vedere le luci che si spengono, sentire la musica che inizia, ti riempie il cuore, sapere che tu sei lì per ricominciare a portare la luce nei teatri italiani, nel tuo piccolo ovviamente, perché certo, ma ci mancherebbe. È un onore e una fortuna enorme. Vedo tutte delle facce belle, felici, straordinarie. Qual è la tua parte dello spettacolo che ti piace di più? Allora, il polo, sicuramente. Non svegliamo nulla però, Dede. Ok, allora, solo il momento dello spettacolo che ti piace. Il momento in cui faccio la cameriera, perché mi piace particolarmente, mi diverto molto. Ballare, sì, perché in realtà non sono una vera e propria ballerina, però mi sto cimentando e sono davvero contenta. Beh, però il polo, si può dire che c'è la scena del polo come nel film. Certo. Ed è una gran bella scena quella, nuova. E bisogna venire a vedere a teatro. Ma cos'è character? Cos'è? A spiegare cos'è character. Che mi fa spaventare. Ragazzi, cosa volete fare da grandi? Quello che stiamo facendo ora, per adesso. I performer. Magari attori di prosa. Ecco. Tutto ciò che riguarda il teatro, la recitazione. Il teatro. Allora, invitiamo il pubblico a venire a vedervi. Cosa si può dire al pubblico? Ci vediamo a Nazionale? Ci vediamo a Nazionale. Ma scontata. In queste sere cosa fate a casa? Cosa si fa a casa? Fare? Venite da noi, venite da loro anche, dalla Valdacci, da Santu. E soprattutto ci vediamo a Nazionale. Certo. Grazie ragazzi, buon Grazie lavoro. A voi. Ciao.